Allora, parliamo in questo video del motivo per cui le chat WhatsApp siano così importanti. Prima mi presento, ciao a tutti, sono Edoardo, top venditore della Big Luca International, nonché uno dei due coach ufficiali della branch, della vendita telefonica della Big Luca International. E in questo video voglio andare a parlare per l'appunto di come e del motivo per cui le chat WhatsApp siano così importanti. Allora, iniziamo dicendo che se non siete studenti del percorso della vendita telefonica della Big Luca International, magari questo concetto delle chat WhatsApp potreste non conoscerlo e tutto quanto. Innanzitutto ricordo che se voleste intraprendere il percorso da venditore, quindi passare da zero a venditore con un percorso, con consulenze, cose, quindi il percorso, videocorso da studiarsi, più le consulenze atte all'inserimento, ci saranno poi tutti i riferimenti qua in descrizione, ok? Ci sarà teoricamente anche il mio numero WhatsApp per eventualmente iscrivermi o telefonarmi eventualmente per chiarire la propria situazione. Comunque, detto questo, allora, le chat WhatsApp sono una parte integrante molto importante di quello che è anche il nostro percorso, che è di formazione, il nostro videocorso. E il motivo qual è? E il motivo è che va ad ottimizzare in modo molto molto importante il tempo del venditore e l'energia del venditore. Mi vado a spiegare. Se io vado a mandare un messaggio di WhatsApp ad una persona, ok, e la persona, chiaramente il messaggio WhatsApp va saputo fare, ed è anche per esempio tematica delle consulenze, andare a creare un messaggio WhatsApp. L'altro giorno ho ricevuto un feedback di un ragazzo che praticamente era nella nicchia comunque qualcosa di medico, forse dentisti, però non sono sicuro, e praticamente stavano facendo questo lancio, avevano circa 1000 leads da contattare. Mi contatta l'imprenditore e mi dice: guarda Edoardo, ho bisogno di fare una consulenza, perché ho il ragazzo che sta mandando i messaggi, cioè in realtà stava telefonando, le telefonate non rispondevano perché erano dentisti, quindi molto probabilmente durante il giorno, se li telefoni alle 10, alle 11, alle 2 e mezzo, alle 3 e mezzo, probabilmente stanno lavorando e quindi non possono rispondere. In alcune situazioni mi diceva che rispondeva l'assistente, ma è sempre poi un macello gestire l'assistente e tutto quanto. E quindi dopo che lui faceva il primo tentativo di chiamata, mandava il messaggio. Andiamo in consulenza, vedo questo messaggio e non c'eravamo, c'era proprio roba assurda, ok? Detto ciò, cosa è successo? Gli vado a rifare il messaggio, il mattino dopo lo invia, poi non so se l'ufficio ce lo può montare, comunque lo screenshot del messaggio che mi ha inviato come feedback lo ha inviato, o magari verrà messo in sales page, non so dove, come verrà utilizzato, però mi dice che su 20 persone più della metà le avevano risposto. Ok, poi chiaramente sta il venditore andarlo a chiudere, però già qui, come capite, cioè a un lancio con 700 leads, 1000 leads, non mi ricordo quante, che non stavano rispondendo perché alle telefonate non rispondevano, agli appuntamenti era complicato andarli a prendere e ne prendevi pochi, inizia a inviare il messaggio, pam! Capisci che qui sono veramente tanti potenziali soldi, poi dipende dalla bravura del venditore e tutto quanto, però sono veramente tanti soldi e tante energie, perché ormai rimaniamo su questo ragazzo che stava telefonando per questo lancio. Se questo ragazzo telefonava a suon di prendere, passatemi il termine, porte in faccia nel senso buono, perché non è che loro venivano chiamati senza che chi sapessero chi fosse l'imprenditore, assolutamente sì, però il fatto di squilla, nessuno risponde, scatta la segreteria, squilla, risponde la segretaria, mi dice: sì, guardi, il dottore può a quest'ore. Dopo un po', a un certo punto di vista, sia a livello dal punto di vista mentale, perché devi andare a mettere il numero e a chiamare, sia dal punto di vista proprio di, se vogliamo definirla così, anche se devi essere freddo, però poi non siamo macchine per forza di cose, quindi una parte emozionale e di umore ci sarà per forza. Se tu ti finisci per fare 50 chiamate, ok, in un giorno, che sono anche un po' poche, però diciamo 50 chiamate, 50 tentativi di chiamate e sono tutte porte in faccia, diciamo il giorno dopo o comunque le ultime chiamate un po' le accusi. E se soprattutto magari hai preso 50 porte in faccia e alla 51esima rispondono, gestirla non sarà così semplice. Perché? Perché hai tutte le porte in faccia precedenti e quindi potresti non riuscirla a gestire nel modo corretto, ok? Quindi perché noi ci focalizziamo così tanto, io e Manuel, che siamo i due coach, sia in consulenza che nel corso, a spiegare come andare a scrivere i messaggi? Perché vanno ad evitarci quelle 50 chiamate di porta in faccia, ok? Fra virgolette, e quindi magari
Quel 51esimo dell'esempio di che facevamo adesso ci risponde, ma noi non abbiamo le 50 chiamate prima di porta in faccia, non siamo stati impattati in termini di umore, non siamo stati impattati in termini di energie. Andiamo a parlare direttamente con la persona profilata con le nostre energie poco sotto il massimo, ok? Giusto per comprenderci, ok? Quindi questo è molto importante. Dopodiché poi quelle 50 persone chiaramente non verranno bruciate. Perché? Perché se tu non sai scrivere un messaggio WhatsApp, premesso che vada benissimo chiamare in outbound, in alcune nicchie è la cosa che è consigliabile andare a fare. Outbound significa che sono io a chiamare te senza un appuntamento preciso schedulato, come faceva questo ragazzo in prima battuta. Di quelle 50 persone, lui ha provato a telefonarli, gli ha inviato un messaggio, non gli hanno risposto, possiamo considerarlo bruciato, ok? Ok, ho chiamato in outbound, non mi risponde, gli mando un messaggio performante, mi risponde, cavolo, se su 50 persone mi rispondono, anche fossero solo 5 e comprano a 1000 euro, insomma sono soldi sia per l'imprenditore che per il venditore, ok? Quindi questo è il primo aspetto. Ora, un'osservazione che alcune persone potrebbero fare è: ma se io non faccio mai chiamate in outbound, ed è teoricamente la cosa che io consiglio all'inizio di andare a fare chiamate in outbound, perché? Perché se non impari a conoscere il tuo pubblico di riferimento è veramente difficile capire che messaggio andare a inviare. Ora, se vieni in consulenza da me, conoscendo praticamente tutte le nicchie, mi metto lì e andiamo ad analizzarla. Ma se lo fai da solo e non conosci in quale nicchia sei, quali obiezioni hanno le persone, quali sono le domande, il messaggio non sarà performante. E quindi la cosa migliore all'inizio è chiamare in outbound. Però una persona potrebbe dire: parto con i messaggi WhatsApp, non rischio di bruciarmeli comunque le persone. Allora, innanzitutto il rischio di bruciarsi le persone se non invia un messaggio giusto è assolutamente alto, e poi dopo rientrarci in telefonata, anche se si può riprendere in telefonata, è un po' più complicato, ok? Detto ciò, anche con un messaggio performante non rischio che magari, se su 50 persone, facciamo un esempio, 25 mi rispondono, ok? Non rischio che tra le 25 persone che non mi hanno risposto ci siano delle persone che al messaggio WhatsApp non rispondono a prescindere, per partito preso, e che magari se li avessi telefonati in outbound avrei chiuso? Potenzialmente sì. E qui c'è da fare sempre un ragionamento di costo-opportunità, ok? Facciamo un esempio: se io devo fare 10.000 euro in un mese di commissioni e ci impiego 10 ore in un mese, perché magari per esempio questo mese in cui sto registrando questo video sono a più di 10.000 e le vendite saranno state, sì, 10 per dire, quindi nemmeno un'ora a testa più o meno, però magari qualche trattativa, diciamo 10 ore, e sono a più di 10.000 e nel mese ancora non è finito. Cosa è successo qua? Che io ho impiegato 10 ore per fare 10k, ok? Se io per fare magari 11k avrei dovuto impiegare 40 ore per farmi quei 1000 euro in più, dal mio punto di vista, per la mia esperienza, per quello che posso fare con le mie attività al di fuori come venditore e tutto quanto, non ne vale la pena, perché mi metto lì e impiego 30 ore del mio tempo che anche fossero a un guadagno irrisorio, vabbè, per quello che diciamo faccio io, di anche fossero solo 100 euro l'ora per 30 ore, insomma, per farmi 1000 euro di commissione è meglio che dedicassi ad altro. Chiaramente all'inizio cosa si può andare a fare? Ci sono molteplici strade. Per esempio, mandi il messaggio perché hai deciso di mandare il messaggio e non hai deciso di non ascoltarmi dicendo che se sei all'inizio è meglio fare chiamata outbound. Ok, mandi messaggi, 25 persone ti rispondono perché comunque hai fatto il messaggio, magari l'abbiamo visto insieme e te l'ho fatto io. Ci sono altre 25 persone che non hanno risposto. Se un venditore full time non fai altro, ritieni di aver finito per il giorno e ritieni comunque di avere energie sufficienti per fare delle telefonate, le 25 persone che non ti hanno telefonato le chiami in outbound. Ci sono tutti i modi per rientrarci e te le riesci a fare. Chiaramente costo opportunità, ok?
Ho detto diverse cose in questo video, quindi sono 9 minuti, direi che più o meno ci siamo anche per YouTube e tutto quanto dai consigli che ci chiedono dall'ufficio. Detto ciò, ci siamo circa 10 minuti di video, quindi più o meno si ricollega a quello che l'ufficio vuole che io vada a fare in termini di YouTube. Ricordo che il nostro percorso sulla vendita telefonica, sia standard che avanzato, sono sicuramente in descrizione, ok? In descrizione troverai anche la possibilità di scrivermi direttamente su WhatsApp, in modo tale che qualora avessi delle domande e tutto quanto sul percorso, se faccia per te tutto quanto, le possiamo vedere insieme, ci sentiamo telefonicamente, ne parliamo su WhatsApp e tutto quanto. E per quanto riguarda le consulenze, qualora fossi già un venditore e avessi visto che i tuoi messaggi non dovessero performare, valuta una consulenza in base al periodo, ci sono anche delle promozioni, le andiamo a vedere insieme, ti vado a fare io il messaggio e vai sicuramente a ROI, quindi questo è sicuramente un investimento intelligente, ok? Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!